Il 7 febbraio il Valdarno celebra la partenza dei giovani volontari per la guerra di liberazione e, come poi da recente tradizione, sono coinvolte le scuole superiori del territorio in un approfondito lavoro di ricerca che in questo 2018 ha ricordato di fatto tutto il periodo tra le leggi razziali del 38 e la Costituzione di 10 anni dopo. Si dà dunque una sorta di passaggio di testimone alle nuove generazioni per un momento che forse è ancora più da ricordare rispetto alla liberazione stessa del 25 aprile, semplicemente perché la seconda è frutto della prima azione e perché il destino dei giovani volontari appariva tutt'altro che certo e positivo. Io credo che questi ragazzi abbiano avuto un grande merito, un grande coraggio per affrontare questa vicenda che non sapevano, come dicevi te, come sarebbe potuta finire, però loro con le loro idee di libertà, di giustizia sociale, di democrazia andarono convinti a questa guerra di liberazione, ce la fecero, riuscirono insieme agli alleati a liberare l'Italia intera, e questo gli va dato atto e noi tutti gli anni li ricordiamo. E anche quest'anno si coinvolgono le scuole? Sì, che stanno con le scuole perché ci sembra la cosa più giusta quella di far lavorare e di far capire ai giovani quello che è stato quel tragico momento. Credo sia importante che ognuno di noi si metta un po' nei panni di quei ragazzi che sono saliti sui camion, hanno, diciamo, si spinti dall'impulso giovanile anche, ma anche da aver vissuto 20 anni di dittatura fascista e 5 anni di guerra, sono stati spinti a partire per dare un contributo fattivo alla liberazione dell'Italia.